Volevi vedere un film che trattasse sulla depressione, ma visto che l'industria cinematografica ne sforna decine e decine e decine ogni settimana, non sai quale trovare? Bentornati sulla psicologia, bentornati a un nuovo video in cui vi darò dei feedback rispetto a 5 film più o meno attinenti su questo tema, la depressione. Partiamo dal meno recente e quindi parliamo di Prozac Nation. Tratto dall'autobiografia della scrittrice Wurstel, parla della sua esperienza con questa patologia, con questo malessere, la depressione. Il titolo del film prende spunto dal farmaco che lei è costretta a prendere appunto per affrontare e combattere la depressione. Come sappiamo, tutto il mondo in paese, anche in questo film vi è una denuncia, una forte denuncia dell'uso e l'abuso dei farmaci negli Stati Uniti d'America. Tutto questo che si può, diciamo, riassumere nell'espressione, finale del film, dove la protagonista descrive gli Stati Uniti d'America come United States of Depression. L'attrice riesce a impersonificare, a interpretare tutte le sfaccettature della protagonista, del suo ruolo, in un film molto molto difficile, coinvolgente, ma anche coraggioso. Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman. Già solo queste qui dovrebbero bastare per far capire il livello del secondo film che vi consiglio di vedere, che è The Hours. Il mal di vivere logora tutti e tre i personaggi, tutte femminili, in questo film molto molto sofferto, ma anche molto duro, difficile da digerire. Emerge un nichilismo patologico, un nichilismo che può portare al gesto estremo, al gesto di rinuncia, che sarebbe il suicidio. L'abbandono a sé porta a uno stato di sofferenza e di dolore interiore incontrollabile. Altro cast d'élite con la coppietta storica DiCaprio Winslet è Revolutionary Road. Cronaca di un matrimonio naufragato nell'America conservatrice degli anni 50. Sogni, speranze, fallimenti, bugie, fragilità, incapacità di ascoltare l'altro. Un campionario di umanità raramente si mostrata a noi in un film molto molto coinvolgente. Differentemente a Titanic, qui abbiamo un DiCaprio molto molto committed, un DiCaprio che soffre e è frustrato dalla sua sessualità. Di depressione invece ci vuole parlare la Winslet, che sempre farnetica e sempre affronta questo tema del passato idealizzato. A me il prossimo film non è dispiaciuto. Sto parlando di Mr. Beaver. Lo stato di depressivo di Mel Gibson viene descritto bene secondo me e lui è un ottimo interprete. La seconda parte, la parte in cui ha questo controtransfert con un peluche, la trovo un po'. Sicuramente, metaforicamente, perlomeno è stata un'ottima trovata. Troppo propositivo? No. Semplicemente in America ci sono state diverse critiche per quanto riguarda questa pittoresca sostituzione di farmaci, psichiatri o cose del genere. Ma questo alter ego che si è generato e non è stato imposto e non è stato obbligato l'attore a mostrarlo, a me è piaciuto, è stata una buona trovata, nonostante certo da un punto di vista clinico non sia proprio così, ma va letta in chiave metaforica. Altro film che pare è stato scritturato dal famoso regista Lars von Trier durante un suo brutto periodo di depressione, è Melanconia. Analizzando la depressione non solamente in un'ottica psicopatologica, si evince come il depresso non abbia solamente paura della propria sparizione, ma è proprio la realtà intorno a lui che si spegne. Le due sorelle protagoniste del film mi rappresentano la doppia faccia della depressione. Una parte che cerca di reagire negando l'evidenza, mentre l'altra parte è la parte che si rassegna. E niente, questi sono i 5 film che consiglio di vedere, ma che trattano della depressione. E fatemi sapere se l'avete visti, fatemi sapere cosa ne pensate di questi film. E niente, anche questo video è finito. Se non siete iscritti, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, mettete mi piace. E niente, ci vediamo al prossimo Psicofilm.